Bellezza, fascino e eleganza hanno caratterizzato la 10ª edizione del Premio Pio Alferano 2022, organizzata dalla Fondazione Pio Alferano e Virginia Eppolito, presieduta da Santino Carta. A fare da cornice alla manifestazione culturale lo splendido scorcio del Belvedere San Costabile, che quest'anno è stata la location della kermesse. Il premio è stato condotto brillantemente dalla giornalista conduttrice Greta Mauro, sotto la direzione artistica del critico d'arte Vittorio Sgarbi. Quest'anno il premio è stato particolarmente bello, non solo per la location, ma proprio in generale, c'è stato qualcosa di diverso. Sì, è una vibrazione che ha reso Castellabate ieri uno dei posti di turismo internazionale, non che fossero presenti molti stranieri, però è quello che deve essere capitato negli anni 50 del dopoguerra a Capri, a Taormina, a Taormina anche prima, sono diventate, Castellabate ha la vocazione, la propensione a diventare un luogo in cui si va perché c'è qualcosa di più che altrove, e non è un bel posto di mare, è un posto in cui c'è charme, c'è il castello, c'è la veduta, gli ospiti che arrivano, gli ospiti poi di un luogo sono quelli che lo rendono per contaminazione e contagio. Abbiamo vissuto l'entusiasmo di Mirta Merlino, dell'attore Torrisi, che hanno vissuto come l'esperienza di un privilegio essere qua, e quindi questo funziona bene, cosa non complicata da realizzare, ma con una persona che, carabiniere qual è stato, ritiene in tal modo di mostrare la sua riconoscenza al generale Alferano, che ha inventato quel nucleo che poi riguarda anche me, che è quello del recupero delle opere d'arte trafugate, bistrattate. Quindi le ragioni uniscono me e lui, e conservano a lui la gratitudine per quello che Alferano ha fatto, e quindi il premio si sta configurando come una cosa che si consolida di anno in anno. Poi speriamo che Dio ci dia vita e quindi di arrivare ai prossimi 10 anni. 8 personalità di rilievo hanno ricevuto l'ambito premio. Cesare Buonamici, giornalista volto familiare del TG5 da più di 30 anni, oltre che vice direttrice della testata, che ha sempre condotto il telegiornale con intelligenza, sobrietà e grande equilibrio, anche nei momenti più drammatici della nostra storia. Mirta Merlino, giornalista e scrittrice, oltre che apprezzatissima conduttrice televisiva della 7. Oara Borselli, giornalista televisiva e opinionista dal carattere originale e dai giudizi tutt'altro che convenzionali. Marcello Veneziani, intellettuale di rara acutezza e cultura, scrittore e giornalista di formazione filosofica, autore di innumerevoli saggi, oltre che ideatore di riviste, commentatore politico in trasmissioni televisive ed editorialista. Enrico Ruggeri, notissimo e apprezzatissimo cantautore, oltre che presidente della Nazionale Italiana Cantanti, ma anche scrittore e conduttore radiofonico e televisivo, dal taglio sempre innovativo e personale. Gabriel Zuchtriegel, archeologo, già direttore del Parco Archeologico del Museo Nazionale di Paestum, oggi direttore del Parco Archeologico di Pompei, dalle passioni e dagli interessi eterogenei, dalla musica alla filosofia, e su indicazione del comune di Castellabate, don Riccardo Luca Guariglia, nativo di Santa Maria di Castellabate, abate dello storico e amatissimo santuario di Montevergine. Particolarmente sentita è stata la presenza di Bruno Torrisi, attore di grande talento, il cui nome è legato alla memoria del generale Pio Alferano per averne interpretato il ruolo nel film di Marco Tullio Giordana, Romanzo di una strage, dedicato alla ricostruzione della strage di Piazza Fontana e ai terribili anni dell'inizio della strage della tensione, in cui l'allora colonnello dei carabinieri Pio Alferano, con intuizione, grande onestà intellettuale e formidabile intelligenza investigativa, fu tra i primi a indicare con chiarezza, in un suo rapporto, la regia fascista della strage, nonostante i depistaggi con cui si cercava invece di far passare la pista anarchica, che si sarebbe in seguito rilevata del tutto falsa. Un riconoscimento speciale, inoltre, è stato conferito a Carmine Gorga, caro amico della Fondazione, colpito dalla tragica morte del figlio Tommasino, ancora adolescente, in un drammatico incidente stradale che ha scosso l'intera comunità di Castellabate e del territorio limitrofo. Il premio è stato corredato da 2 mostre allestite nelle sale del Castello dell'Abate, accomunate dal tema del viaggio declinato tra il passato del Grand Tour nella Magna Grecia e il presente del reportage fotografico. La prima, Imitanda, il mito dell'archeologia e il sogno del Grand Tour nella collezione di Di Giaimo, a cura di Vittorio Sgarbi, riunisce le straordinarie opere del collezionista napoletano Saverio Di Giaimo, cui va il ringraziamento per aver messo a disposizione, non senza qualche sofferenza, la sua preziosa quanto unica collezione.
La seconda, Sgarbeide, è invece un affettuoso omaggio della Fondazione al suo direttore artistico per i suoi 70 anni, un racconto fotografico realizzato durante gli innumerevoli e spesso avventurosi viaggi di Vittorio Sgarbi attraverso gli scatti del suo infaticabile addetto stampa Nino Ippolito, che riportano l'atmosfera di quell'inesausto e straordinario Grand Tour attraverso le bellezze e i tesori d'Italia che da sempre costituisce la vita privata e pubblica di un personaggio davvero unico nel panorama italiano di oggi. Sono le fotografie di tanti momenti della mia vita, momenti privati e anche momenti pubblici con uomini capi di Stato e persone vicine a me per amicizia. Il premio ieri è stato più bello del solito perché è ambientato poi in uno spazio più ampio,